Parliamo di materie prime, parliamo di crisi energetica con il nostro primo ospite. Do il ben trovato a Carlo Vallotto, metalli-preziosi.it. Ciao Carlo, ben trovato. Ciao Giacomo, ben trovato anche a te, grazie. Sì, oggi giornata dedicata naturalmente agli energetici, perché dobbiamo fare un po' il punto della situazione, vediamo insomma che cosa ci sta, che cosa ci propone il mercato. Cerchiamo di dare una lettura di quello che può essere insomma il futuro, insomma, soprattutto del natural gas. Sì, possiamo ripartire da qui, che è effettivamente la materia prima più in qualche modo volatile, più nervosa, che ha mostrato insomma movimenti quasi schizofrenici naturalmente verso l'alto, e che appunto lo ha portato a 6,33 dollari come massimo, e sappiamo anche che era un massimo che non veniva violato da diversi anni. Questo è il grafico mensile che ci mostra ancora una volta che siamo arrivati molto vicini a quei valori raggiunti a febbraio 2014. È una serie di concause che sta determinando il prezzo così forte, insomma, del natural gas, una crisi energetica che sta riguardando anche e soprattutto la Cina, ma non soltanto. In più arriva l'inverno, insomma, e leggevo anche che c'è chi sostiene, diversi analisti sostengono che il prezzo del natural gas, ma anche del petrolio, potrebbero aumentare ancora, insomma, ora che arriva il periodo più freddo, quantomeno in Europa. Carlo, a te la parola. Sì, diciamo che ci sono una catena di concause, come hai ricordato tu, che stanno spingendo un po' al rialzo, soprattutto il natural gas, grande la volatilità che c'è, e quindi ecco, in questo diciamo che il problema grosso è che un po' c'è stata questa catena, diciamo, catena di cause, insomma, che hanno scatenato questo rialzo, ovvero principalmente una diminuzione di estrazioni di natural gas da parte dell'America, sia precedentemente a causa delle chiusure dei pozzi petroliferi, e ritorniamo ancora indietro per lo scorso anno, dove i rigs erano notevolmente diminuiti. Il gas è un sottoprodotto, diciamo così, del petrolio, quindi diminuzione. L'America ha avuto questo, diciamo, questo impasse per quanto riguarda l'estrazione del petrolio, e quindi diminuzione delle scorte di natural gas, che tant'è vero ormai è da parecchio tempo che lo stiamo dicendo, sono vicine ai minimi quinquennali. Quindi tra virgolette, insomma, il fatto che oggi si dica che c'è una mancanza di natural gas, noi è da tempo che lo sottolineiamo, anche perché seguendo il mercato naturalmente sappiamo queste cose qui. Altro discorso è il fattore Russia che impatta sì, direttamente in Europa. La Russia, diciamo che le cause sono state, innanzitutto quest'estate è stata più calda del previsto, quindi aumento della richiesta di gas naturale per la fornitura di energie elettriche, mancanza di vento, ovvero c'è stato poco utilizzo delle fonti rinnovabili, causa veramente poco vento, un fatto che succede una volta ogni 100 anni, diciamo così, e altro fattore naturalmente le centrali nucleari che sono state con manutenzione straordinaria, e tutto questo ha portato a una domanda di natural gas molto elevata. Un fattore principale che impatta direttamente l'Europa è che la Russia un po' ha chiuso i rubinetti ora verso l'Europa, naturalmente. Ora lo fa per un motivo politico, oppure effettivamente perché deve ritornare a riempire principalmente i suoi serbatoi. Gazprom che è la principale società produttrice in Russia di natural gas, non è una società privata, quindi dipende dallo Stato, e naturalmente hanno dichiarato le estrazioni di gas andranno prima a riempire i serbatoi russi, e dopo eventualmente ritorneranno a riaprire i rubinetti verso l'Europa. Altro fattore molto importante è che naturalmente gli accordi Russia-Cina fatti qualche anno fa naturalmente stanno prendendo piede, quindi parte del gas viene anche
switchato, diciamo così, verso la Cina. Ecco, tutte queste sono cause che sono una sequenza di cause, naturalmente, che ha spinto a rialzo i prezzi del natural gas, del gas proprio in Europa. Siamo intorno ai oltre i 75 dollari per milione di BTU. Nei mercati internazionali, ecco che il gas ha avuto questo picco rialzista. Naturalmente, se noi guardiamo il grafico, ci troviamo ad un livello di resistenza molto importante, toccato ancora nel 2007, e quindi torniamo molto indietro. A livello di resistenza, in quell'anno il prezzo natural gas raggiunse i 14-15 dollari, insomma, per dopo tornare giù violentemente. Grande volatilità, e naturalmente, arrivando ai nostri giorni, naturalmente, tutto questo mese, il mese di settembre, ha visto passare di mano il gas da un minimo di 4-3 dollari per milione di BTU fino a un massimo, appunto, di ieri mattina, di oltre i 6,25 dollari per milione di BTU. Quindi grande la volatilità. Naturalmente oggi il gas, gli investitori cercano di comprendere se il valore di 5,44-5,45 è un livello di supporto importante, oppure diciamo da lì il gas ha corso veramente troppo. Io diciamo che pongo sempre attenzione quando c'è una verticalizzazione dei prezzi, perché dico qualcosa, diciamo, quando è esageratamente rialzista, e in breve tempo, naturalmente, gatta ci cova, diciamo così, e quindi sto molto attento. Assolutamente, questo è il grafico settimanale che ci mostra come, insomma, le ultime settimane siano state impressionanti per quanto riguarda la risalita del prezzo, appunto, del natural gas. E diciamo che luglio è stato forse il mese, l'unico mese di consolidamento del prezzo durante l'estate. Poi, insomma, dall'ultima settimana di agosto a oggi si è trattata di una risalita davvero impressionante. Prima dicevo, sta cercando di ridurre le perdite il natural gas. Oggi, esatto, prima eravamo a meno 2 qualcosa, adesso meno 1,35%, mentre il petrolio si riporta sopra la parità, più 0,05%, e attraverso, appunto, il grafico settimanale sempre notiamo come ci sia questa super resistenza a 76,9 sostanzialmente, il massimo di luglio, e sfiorato proprio nella seduta di ieri, e che poi ha portato anche, appunto, al comparto energetico, ma un po' in tutti i mercati internazionali, a registrare forti acquisti e forti movimenti. Oggi, al momento, i vari Tenaris e Saipem stanno registrando una seduta negativa, ma attenzione, perché, insomma, come si è portato sopra la parità il petrolio, ecco che potrebbero fare altrettanto i titoli energetici a piazza affari. So che anche l'OPEC ha aumentato le previsioni della richiesta del petrolio da qui ai prossimi anni. Immagino sia una dei motivi per cui il prezzo continua a salire. Io continuo a mantenere anche il titolo crisi energetica, dobbiamo avere paura, anche in virtù, appunto, di, al di là poi dei fattori che riguardano magari il rendimento dei tassi di interesse e la crisi cinese, ci sono anche, come diciamo prima, una serie di cause apparentemente separate, ma che contribuiscono, insomma, all'apprezzamento sia del natural gas sia del petrolio. Poi lo stesso non possiamo dire delle altre materie prime. Tra un po' ci arriviamo, vedi rame, vedi oro, vedi platino, ma, insomma, una cosa alla volta. Carlo, la situazione per quanto riguarda il petrolio, c'è possibilità di superare, insomma, questa super resistenza a 76,9, e se sì, quali possono essere i motivi? Allora, diciamo che abbiamo una serie di motivi, sia, diciamo, per essere più ottimisti, sia per essere ritornare, diciamo, un po' con i piedi per terra. Da una sia parte, a favore che contro, insomma. Sia a favore che contro, esattamente. Non volevo usare la parola positivi, perché ultimamente è inflazionata, quindi non volevo utilizzare questa. Sia a favore che contro. Ecco, diciamo che le principali banche d'affari cominciano a ritoccare un pochino i loro target price, quindi a fare il maquillage, insomma, ogni tanto gli scappa il ditino per cambiare il target price. Addirittura
Qualche mese fa Goldman Sachs aveva portato a $100 il Brent e quindi insomma poi ha ridotto, poi adesso lo sta riportando su, insomma segue un po' il flusso di mercato, così può sempre dire avevo ragione. Naturalmente da questo punto di vista noi valutiamo inizialmente adesso il punto di vista tecnico, 76,90 punto massimo e doppio massimo adesso se lo vediamo in un grafico giornaliero, quindi da luglio ad oggi siamo in un doppio massimo e diciamo che normalmente ci sono delle prese di beneficio quando si arriva ad un livello di resistenza così importante. Ora ecco, il fattore più importante che potrà impattare, che sembra impattare positivamente o in maniera ottimistica, usiamo questo termine qua, l'andamento del petrolio attualmente è il clima economico migliorato. Tuttavia ci sono, dal punto di vista appunto delle vaccinazioni, del piano vaccinale, dell'excursus vaccinale che abbiamo visto a prendere piede sempre di più, soprattutto nei paesi occidentali. Ora abbiamo questa duplice visione, ovvero i paesi occidentali e purtroppo, ahimè, i paesi orientali che si trovano in una situazione diametralmente opposta. Tant'è vero che il Giappone aveva fatto un lockdown, più lockdown mirati e anche altri paesi, e quindi sono riusciti in qualche modo diciamo a contenere i contagi. Nei paesi occidentali, invece, Europa ed America, sembra che la situazione sembra, diciamo, lo sottolineiamo molto, sembra in fase di miglioramento. Questo dovrebbe portare a che cosa? Tutto questo per dire che appunto una fase di miglioramento dovrebbe lasciare il via libera, insomma, al transito, al passaggio, alla socializzazione, alla socialità, quindi spostamenti, utilizzo dei veicoli, utilizzo soprattutto degli aerei per gli spostamenti nazionali e internazionali, e questo farebbe sì che insomma, il consumo di petrolio, l'OPEC, appunto, ha aumentato il target della domanda, e questo appunto gli investitori attenti chiaramente seguono molto precisamente quello che è l'andamento della domanda e a fronte di una risposta di offerta molto contenuta, chiaramente adesso i paesi produttori, Nigeria, Venezuela e altri fanno un po' fatica, insomma, a rimanere dietro, diciamo, alle forniture di petrolio, però la domanda sembrerebbe cominciare a brillare. Naturalmente, se nelle settimane scorse abbiamo visto una diminuzione dei quantitativi dati ieri sera dall'API e oggi pomeriggio vedremo diciamo, i risultati dell'EIA. Per quanto riguarda le scorte di petrolio, se nelle scorse settimane, nelle scorse letture abbiamo visto una forte diminuzione, oggi nuovamente si è tornati un po' ad avere un leggero surplus. Questo è chiaramente spiegabile perché i pozzi petroliferi chiusi durante la tempesta adesso cominciano ad essere riaperti. Naturalmente, insomma, questo ricomincia il flusso di petrolio. Naturalmente non è così elastico, diciamo, la chiusura e la riapertura dei pozzi petroliferi, quindi ecco che naturalmente diciamo nella vita reale, in quello che realmente ci vuole del tempo per rimettere in funzione. Ecco che quindi naturalmente in questo fatto qui c'è stata questa diminuzione. Ora, il fattore ottimistico dovrebbe essere, diciamo, di un aumento del consumo del petrolio, quindi target price intorno agli $80, diciamo, ecco, quindi una diecina, un 5, 5 dollari al di sopra del valore attuale, 5-6 dollari al di sopra del valore attuale per quanto riguarda il crude oil. Lo spread tra il Brent e il WTI è sempre intorno ai 3 dollari, diciamo, è abbastanza contenuto. Diciamo che se dovesse continuare a salire, siamo sopra la media mobile 200, quindi ecco, questo è un fattore ottimistico per chi è rialzista sul petrolio. Grande attenzione quindi al breakout dei 70, diciamo dei 77 dollari, e da di lì direi che potremmo eventualmente vedere, insomma, senza dare indicazioni operative, però potremmo vedere, insomma, una ventina di dollari al di sopra, anche perché c'è un A ben vedere su un grafico mensile c'è un testa e spalle rovesciato e porterebbe veramente i target intorno all'area 97-100 dollari,
e addirittura 110-115, però naturalmente noi seguiamo il mercato, in questo momento non lo anticipiamo. Questo è il grafico mensile del petrolio da cui si può intravedere appunto il testa spalla rovesciato di cui parlava appunto Carlo. Poi magari più avanti ve lo disegniamo e ripuliamo il grafico affinché possa essere anche più chiaro. Mentre le scorte di cui parlava Carlo, pubblicate dall'American Petroleum Institute, vede, come vedete, un lieve aumento delle scorte. Per l'appunto il dato è 4,127 milioni di barili ed è ben superiore rispetto al dato precedente, meno 6, al deficit precedente, meno 6,108 milioni di barili. L'attesa era un meno 2,333, quindi è un dato che in qualche modo ha deluso il mercato, e non c'era un accumulo di scorte così ampio più o meno da aprile-maggio 2021, quindi sicuramente un dato interessante. Aspettiamo quelli del pomeriggio dell'EIA, ovviamente. Questo per quanto riguarda il petrolio, che è tornato a scendere, è tornato a essere venduto dal mercato, meno 0,25%. Prima parlavo appunto di questa crisi energetica, in che modo va a impattare anche nel resto dell'economia. Forse, Carlo, ci può venire in aiuto l'analisi del dottor Copper, che spesso insomma fa da termometro, no? Della ripresa economica. Prima peraltro citavi il Giappone, che sta togliendo i vari lockdown che aveva applicato in più territori, e quindi anche in questo caso la vita sta riprendendo alla normalità, quantomeno ci sta provando. Ricordiamo che ci sono anche le elezioni vicine per quanto riguarda il nuovo governo. Dicevo, rame, siamo a 4,21 dollari per libra, meno 0,47%. Questo è un grafico mensile, ovviamente. Ecco il grafico daily, vediamo come appunto le quotazioni continuano a giocarsi. Insomma, la partita si gioca sempre in questa fascia, più o meno tra i 4,21 e i 4,3, scusami, tra i 4,20 e i 4,30 dollari per libra. È evidente però che rispetto a maggio ci sia stato un calo forte, insomma, del prezzo del rame, una sequenza di massimi decrescenti, e in qualche modo possiamo anche individuare una sequenza di minimi decrescenti, qualche volta rotti al ribasso, ma poi sempre ricomprati dal mercato. Carlo, a te la parola. Insomma, qualche cosa ci racconta il metallo rosso in questo senso? Beh, il metallo rosso ci racconta, ecco, per fare un quadro più completo, giusti massimi e minimi decrescenti, parliamo prima dell'aspetto tecnico, poi andiamo a vedere gli aspetti fondamentali, massimi e minimi decrescenti, massimi e soprattutto decrescenti, minimi che rimangono comunque al di sopra del valore dei 4 dollari per libra, e questo insomma la dice lunga, ovvero il mercato ogni volta che arriva al valore dei 4 dollari sembra proprio che anzi, ci sono degli ordini pendenti, naturalmente, dove ci sono degli acquisti, gli investitori fanno gli acquisti. Siamo sopra la media mobile 200 periodi, mi pare che si veda anche nel tuo grafico, e quindi, ecco, da questo punto di vista è molto molto utilizzata. Se la differenza, diciamo, che se dai massimi di maggio ad oggi, ecco, vedi come c'è questa distanza dei prezzi appunto della media mobile, oggi siamo molto vicini, oggi diciamo siamo vicinissimi, nel senso che crea questo supporto e abbiamo questo doppio livello, doppio valore, appunto 404 dollari per libra e la media mobile 200, quindi che fa da supporto. Dall'altra parte, dopo i precedenti massimi raggiunti appunto a maggio, la Cina ha un po' cercato di calmierare, insomma, i prezzi, la volatilità dei prezzi, e sta vendendo a mercato le proprie riserve. Ricordiamo che la Cina ha delle forti riserve di rame, quindi diciamo sta cercando un po' di calmierare la volatilità in molti modi, anche facendo delle limitazioni, facendo una legislazione, o meglio imponendo, perché ricordiamo che la Cina è ancora un regime dittatoriale, e quindi, ecco, impone naturalmente quelle che sono le decisioni del governo. Quindi le aziende hanno limitato, se non diminuito, gli acquisti di rame, e questo ha fatto sì che prima di tutto la volatilità sul rame diminuisca
fortemente. Secondariamente, naturalmente, non ci sia questo non ci sia stata questa continua corsa al di sopra dei 4,80, bensì siamo ritornati a livelli più ragionevoli, ovvero in un range di prezzi appunto tra 4 e 4,30. Ora il gioco è tutto lì, insomma, diciamo che sempre di più, quando il mercato comincia a essere sempre più compresso, in un momento, ad un certo momento, insomma, esploderà. Probabilmente diciamo che la fame di rame da parte del mondo, dell'economia, di quello che sarà il futuro, naturalmente è sempre molto forte, sarà sempre molto forte. Elettrificazione dei veicoli, passaggi all'economia green, quindi utilizzo appunto di tutte queste tecnologie che utilizzeranno il rame, e questo fa sì che ci sarà una forte e comunque costante domanda di metallo a fronte di una diminuzione dell'offerta, anche perché diciamo le miniere di rame si trovano un po' indietro rispetto ai progetti pregressi, diciamo che hanno un po' non hanno sviluppato nuovi progetti. Prima di aprire nuove miniere ci vogliono degli anni, insomma, e quindi ecco, a fronte di un'offerta ridotta, la domanda rimarrà sempre forte. Io comunque diciamo che monitorerei con grande attenzione il valore dei $4, perché potrebbe, insomma, essere un livello estremamente importante per quanto riguarda appunto il rame. I $4, peraltro, poi insomma, Carlo ha osservato sul grafico giustamente che poi è anche quello che vi avevo mostrato in apertura, come ci siano comunque un supporto dinamico quasi tendente verso l'alto. Insomma, i 4 non sono mai stati rotti in maniera importante, eccezione fatta il 19 agosto scorso, e coincide anche un po', come diceva appunto, con la media mobile 200 periodi. Stiamo sostanzialmente andando a chiudere il triangolo che vediamo essersi formato appunto tra marzo e maggio. Sul rame ovviamente terremo rivolte in qualche modo le nostre antenne. Ci sono poi quei due metalli industriali e preziosi, che sono platino e palladio, che hanno attraversato un calo piuttosto forte, anche per certi versi anche più violento rispetto magari ad altre materie prime. Stanno provando a riprendersi, ma effettivamente forse non è ancora il momento. Sul palladio, ad esempio, vedo che c'è una sorta di doppio minimo di brevissimo sotto oramai 1900, abbiamo raggiunto i 1849 come minimo nelle scorse settimane, sta provando a galleggiare sopra i $1900 per libra. Lo stesso discorso vale per il platino, siamo a 968, ha tentato di raggiungere i 1000, ma niente da fare, il mercato ha venduto questo prezzo e come spesso abbiamo osservato, ci sono quei 1030 che avevano più volte respinto, che il mercato aveva più volte respinto verso il basso, che non è più stato raggiunto. Insomma, c'è una carenza di richiesta per quanto riguarda questi metalli industriali, vuoi per un mercato dell'auto un po' più in difficoltà, vuoi anche per così, insomma, altri fattori. Brevemente, Carlo, che siamo quasi alla fine della nostra chiacchierata. Sì, molto brevemente, siamo diciamo due mercati molto, molto ribassisti, abbiamo visto questo ribasso molto forte, $1000 di distanza tra l'uno e l'altro, grosso modo 1900 il palladio, 970 il platino, leggermente più tonico il platino perché è rimbalzato, mentre il palladio appunto si trova in questa sorta di doppio minimo. La differenza, appunto, già hai ricordato tu, un mercato dell'auto, una domanda un po' meno forte, però la grande differenza consiste nel fatto che se dapprima c'è stato un deficit di domande nell'offerta a fronte di una domanda piuttosto forte, oggi invece che ha spinto il palladio intorno all'area dei $3000 e il platino sopra i 1300 dollari, intorno ai $1300, oggi la situazione sembra ribaltata, ovvero non c'è più deficit, ma c'è addirittura un surplus, anche se non molto grande. Questo naturalmente ha fatto sì che il mercato spingesse, diciamo, non prezzasse valori così alti di entrambi i metalli.
Ricordiamo molto brevemente: livello di resistenza per il palladio 2000 dollari, per il platino 1000 dollari. 2000 per il palladio, 1000 per il platino. E siccome abbiamo ancora un paio di minuti, regia, vediamo la terza strap. Due parole anche sul gold, oro. Come non farne a meno? Come non farne a meno? E io ti propongo questa domanda: oro old but still gold, nel senso che è ovvio che stiamo assistendo a una situazione di debolezza da parte dell'oro e che è ben lontano, insomma, dai 1900 che aveva raggiunto prima dell'estate. Incide ovviamente l'inflazione, incide il rendimento dei tassi di interesse, incide anche la forza del dollaro. Quali possono essere, insomma, le previsioni per il metallo prezioso per eccellenza? Per il metallo prezioso per eccellenza, diciamo che le previsioni non sono particolarmente rose, nel senso abbiamo una confluenza di fattori, un trend ribassista ormai dall'agosto dello scorso anno, che dai 2064 continua questo canale ribassista di lungo periodo. Nel più breve periodo, appunto, continuiamo a sperimentare una debolezza al di sotto dei 1830 dollari, che al momento rimane il livello chiave, insomma, per vedere una fase rialzista o ribassista. A mio avviso, a mio personale avviso, e come sensibilità, diciamo, di conoscenza del mercato, è fin troppo sottovalutato insieme con l'argento, anche se ci sarà probabilmente una ulteriore discesa per entrambi i metalli. Ecco, per quanto riguarda l'oro, adesso naturalmente al di sotto dei 1750 siamo comunque in una zona di tecnicamente di diciamo una rottura di questa una mancanza di rottura di questo livello di resistenza ha spinto ancora al ribasso. Livelli di supporto ce ne sono tantissimi: 1720, 1700, 1680, quindi diciamo che ce ne sono molti. Vedremo un pochino. Io credo che al momento, naturalmente, anche in virtù dell'ipotesi di un tapering americano, gli investitori non siano, diciamo, propensi a comprare oro. Dall'altra parte abbiamo un'infinità di motivazioni per cui l'oro dovrebbe correre al rialzo. Abbiamo la geopolitica, problemi di geopolitica, la pandemia, che comunque non è per nulla sconfitta, purtroppo. Abbiamo dei problemi a livello finanziario del tetto del debito in America, che sembrerebbe addirittura una corsa verso il shutdown visto anni fa, se non ricordo male, con Obama, se non vado un po' a memoria. E quindi, ecco, ci sarebbero un'infinità di motivazioni per cui l'oro dovrebbe crescere. Io credo, in chiusura, che al momento, insomma, gli investitori stiano facendo più uno switch più che dall'oro verso i mercati azionari. Dall'oro probabilmente stanno un po' cercando di comprendere se effettivamente il settore delle cripto può essere un sostituto dell'oro all'interno dei portafogli. Questa è la mia sensazione. Detto questo, ripeto ancora una volta: secondo me l'oro è molto 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 sottovalutato. Ciò non significa che la discesa sia finita. E la discesa si vede molto bene nel grafico mensile, eccolo qua, che ci mostra, insomma, il calo iniziato in avvio del mese di agosto e non è ancora finito, sostanzialmente, con quei livelli di resistenza, che di supporto, chiedo scusa, che appunto Carlo identificava. Noi segnaliamo sempre come punto di riferimento quel triplo minimo che corrisponde ai 1680, che non sono mai stati violati, mentre al rialzo ci sono ancora quei 1830 che hanno ogni volta respinto i tentativi di rialzo. Insomma, il mercato ha sempre venduto una volta arrivati in quella fascia. Carlo Vallotto, seguitelo anche nella chat nel suo canale Telegram Metalli Preziosi. Grazie per essere stato qui con noi, ci sentiamo presto. Grazie a voi, un saluto a tutti, buon trading a tutti quanti.